Ci sono delle persone là fuori che stanno utilizzando tutti i giorni un MacBook senza schermo, come se fosse una sorta di Mac Mini, un PC desktop. E cosa facciamo noi se non andare a prendere un MacBook perfettamente funzionante, ci togliamo il display e proviamo anche noi questo esperimento? Quindi iniziamo con lo smontare il nostro MacBook Air. Naturalmente non è una cosa che vi consiglio. Come si dice nei programmi TV, non fatelo a casa. Non sono un professionista, però comunque io questa macchina in realtà L'ho già smontata più volte, proprio perché avevo rotto il display su questo MacBook Air. Ne ho fatto anche un video dedicato a questa mia avventura, però so un po' già come è fatta e quindi non è un problema. Io naturalmente lo sto facendo esclusivamente per divertirmi, ma anche per raccontarvi un pochettino come ci si possa trovare con una soluzione del genere, quindi con un MacBook senza display e utilizzarlo come se fosse una sorta di PC fisso. È una soluzione un po' estrema, lo capisco, però comunque voglio provarlo. Naturalmente, pur sapendo come è già montato all'interno, voglio utilizzare le guide di iFixit, che sono le migliori guide per la riparazione di tutti i nostri dispositivi elettronici. L'ho già utilizzata per ripararlo ed è andato tutta la grande, anche perché io non ve lo consiglio, come vi dicevo, però se per caso doveste fare una roba del genere, vi consiglio i cacciaviti di iFixit. Non sono soltanto dei cacciaviti, ma sono proprio degli strumenti per riparare i dispositivi elettronici. Sono gli stessi che fanno le guide per riparare. Non è un video sponsorizzato, tutti questi strumenti non sono sponsorizzati, ma li utilizzo da anni, proprio questo kit, e ci ho fatto davvero di tutto. Ho smontato e riparato davvero di tutto, quindi mi sono trovato molto bene e ve lo consiglio sinceramente. Iniziamo quindi con la nostra riparazione. Ora dovrei smontare l'antenna. Questi due fili sono due cavi che portano le antenne sul monitor per avere un segnale migliore. E questo tecnicamente potrebbe portare qualche problema, perché abbiamo appunto i cavi dell'antenna scollegati e sicuramente la ricezione del wifi sarà peggiore. Quindi stacchiamoli, però poi andiamo a fare tutti i test. Ora dobbiamo aprire tutto il monitor e poi staccare le ultime due viti. Bisogna farlo quando ce l'abbiamo completamente aperto. Eccolo qua. Monitor, via, andato. Speriamo che non si sia rotto nulla. E ora possiamo rimontare. E tecnicamente, prima ho sbagliato, perché possiamo rimontare le antenne. Possiamo tranquillamente rimettere le antenne qua sopra, chiudere il tutto e via. Abbiamo tutto collegato. E avremo anche il wifi funzionante perfettamente. Ora rimonto tutto, chiudo e andiamo a provarlo. Eccolo qua, questo è il nostro MacBook senza display, un MacBook non MacBook, un Mac Mini dalla forma di un portatile. Adesso andiamo a provarlo e vediamo un po' come funziona. Ora voglio vedere in realtà se si accende. Dovrebbe almeno sentirsi rumore. Ok, missione riuscita, il nostro esperimento ha funzionato alla grande. Devo dire che è quasi geniale. Nella clip precedente non si è sentito nessun suono di avvio, perché avevo semplicemente il volume a zero, quindi quando l'ho rimontato l'avvio era silenzioso. Non lo consiglio a nessuno. Naturalmente non lo consiglio a chi ha un MacBook perfettamente funzionante, perché oggettivamente non ha senso. Però ci sono degli scenari in cui questa operazione diventa in realtà molto intelligente. Un MacBook o un portatile datato di 4 o anche 5 anni che va alla perfezione, ma nel quale abbiamo ad esempio il display rotto, non ci serve come portatile, va benissimo invece come PC desktop, si toglie il display e via. Anche perché se non si ha molto budget e si ha la necessità di avere un PC fisso, piuttosto che prendere un PC un po' scarso, si va su eBay, sui negozi dell'usato, e ci sono tantissimi MacBook in vendita con display rotti. Una soluzione del genere quindi non è soltanto divertente da realizzare, ma nel concreto vi porterebbe anche delle prestazioni migliori di quelle che riuscireste un po' a comprare con un PC fisso.
Ci sono ad esempio dei MacBook da 13-15 pollici con i 7, i 9 che sono ottimi e potentissimi, senza poi considerare che si ha tutto in un'unica soluzione. Abbiamo quindi una buona tastiera retroilluminata, un trackpad fantastico, perché non c'è ancora nulla che si avvicina alla qualità dei trackpad di Mac. E poi abbiamo anche delle casse integrate, quindi senza avere il display chiuso si sente benissimo e sono sicuramente migliori di tanti altoparlanti di monitor economici. Io l'ho fatto con questo MacBook Air M1, qui naturalmente l'unico problema sta nella poca disponibilità di porte, perché come espansione abbiamo soltanto due Thunderbolt, però comunque con un adattatore si risolve velocemente. Se questo video vi sta piacendo vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare anche un mi piace, ma soprattutto a condividere questo video con qualche vostro amico che magari ha davvero bisogno di fare questo MacBook senza display e utilizzarlo come PC fisso. Comunque vi voglio parlare velocemente anche della parte software, perché non è da dare per scontata. Difatti il mio MacBook continua a rilevare i display integrato e questo può essere un po' scomodo. Per risolvere basta impostare dalle preferenze di sistema la duplicazione della schermata rispetto al monitor esterno che state utilizzando, quindi non vede più due display ed è tutto molto più comodo. Per il resto invece funziona tutto alla grande, davvero è una soluzione molto sensata, come dicevo. Difatti pare che anche Apple avesse tempo fa pensato a qualcosa del genere. Ci sono dei brevetti con una tastiera integrata con dell'hardware di un PC, ma anche Raspberry ha fatto un qualcosa del genere. Poi naturalmente basta guardare al passato con il Commodore 64 e tanti altri prodotti che erano una tastiera con un hardware del PC all'interno. Nel caso poi davvero vorreste fare qualcosa del genere, questo esperimento, allora ho due app da consigliarvi. La prima è Al Dente. E non sto scherzando, perché si chiama davvero così ed è geniale, perché questa applicazione consente di fissare una percentuale della batteria massima oltre la quale il PC non si caricherà. Questo poi naturalmente può aiutare a non rovinare la batteria. Ha senso per quei Mac un po' più datati, perché nei nuovi abbiamo comunque la possibilità di alimentare il PC bypassando la ricarica della batteria, quindi senza caricarla inutilmente e rovinarla. La seconda applicazione è Monitor Control, perché consente di regolare tutte le impostazioni della luminosità e del contrasto del nostro display esterno. Noi su questo PC non abbiamo più quello integrato, ma i tasti comunque della regolazione della luminosità sono sempre presenti sulla tastiera del MacBook. Con questa applicazione quei tasti si vanno a utilizzare per abbassare o alzare la luminosità di quel monitor esterno. Voglio poi però anche chiedere a voi, secondo voi, quali sono le applicazioni che usereste per rendere tutta questa soluzione con un MacBook senza display ancora più comoda, per utilizzare come una sorta di Mac Mini un po' compatto con tutte le periferiche integrate. Questo comunque era tutto, ora rimonto il display perché comunque a me serve un portatile, non lo voglio utilizzare come un PC fisso, quindi lo monto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Comunque il video è finito, editato e il MacBook rimontato, perfettamente funzionante.